l'isola dei famosi, Eva Enger umiliata dall'ex fidanzata di Francesco Monte. Gossip l'isola dei famosi 2018, Eva Enger umiliata in diretta a Domenica Live. Il caso droga all'isola dei famosi 2018 continua a tenere banco all'interno delle varie trasmissioni di Canale 5 e anche ieri pomeriggio durante la diretta di Domenica Live con Barbara D'Urso abbiamo visto che si è parlato delle affermazioni al vetriolo fatte da Eva Enger, la quale come ben saprete ha mosso delle pesanti accuse contro Francesco Monte, affermando di averlo visto comprare e fumare droga in Honduras nei primi giorni in cui sono arrivati con tutta la produzione della reality show Mediaset. Droga all'isola dei famosi, Teresanna umilia Eva Enger e difende Francesco Monte. Ieri pomeriggio nel corso della prima parte di Domenica Live abbiamo visto che c'è stato un talk show con protagonista l'ex fidanzata di Francesco Monte, Teresanna Pugliese, la quale ha assunto le difese del ragazzo e ha sparato a zero contro Eva Enger. Nel dettaglio Teresanna ha detto che Eva Enger forse è l'ultima persona che potrebbe fare la morale, alludendo al passando della naufraga dell'isola che come ben saprete è stata un'attrice a luci rosse. Immediata la reazione della figlia di Eva, Mercedes Zenger, la quale ha fatto notare che Teresanna volesse puntare l'attenzione sul passato scabroso di sua mamma e ha detto che in quel momento stava facendo lo stesso gioco al massacro di quei ragazzini, che per anni l'hanno bullizzata a scuola a causa del passato a luci rosse di mamma Eva. L'ex fidanzata di Francesco Monte, che molti ricordano per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha rincarato la dose affermando che lei semplicemente intendeva dire che non avrebbe mai avuto il coraggio di spogliarsi e fare SESS0 davanti alle telecamere così come ha fatto in passato sua mamma Eva. A quel punto è arrivato il colpo basso da parte di Mercedes, la quale ha risposto con la frase: certo, perché lo fai dietro? Eva Enger racconta la sua verità su Francesco Monte. Insomma, una situazione decisamente tesa e sopra le righe all'interno dello studio della Domenica Live di Barbara D'Urso, che successivamente ha ospitato in diretta anche il marito di Eva Enger e la concorrente stessa dell'Isola dei Famosi 2018, la quale ha raccontato per l'ennesima volta la sua versione dei fatti, affermando di aver visto con i suoi stessi occhi che Monte ha acquistato marijuana e ha quindi fumato droga in Honduras. Cosa succederà a questo punto? La D'Urso ha ricordato che Monte ha il diritto di replica e quindi nelle prossime puntate potrebbe essere ospite in diretta a Domenica Live per raccontare la sua verità.